Il corpo di Christian Casian Molnar è stato rinvenuto in una pozza d'acqua nel fiume Natisone. Il giovane è scomparso lo scorso 31 maggio a causa della piena del fiume che ha tragicamente travolto i tre giovani, Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar. È stato recuperato intorno alle ore 16 di ieri, domenica 23 giugno, all'interno del territorio comunale di Premariacco dopo 23 giorni di incessanti ricerche. Il corpo è stato trovato non lontano dal punto in cui sono stati ritrovati precedentemente i corpi delle due giovani ragazze. Ad esprimere il proprio cordoglio e vicinanza alla famiglia di Christian, il sindaco di Premariacco Michele De Sabata e il governatore della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. La comunità, infine, non può fare altro che stringersi attorno ai cari del giovane e delle due ragazze. Shinpei Tominaga, l'imprenditore ingegnere 56enne molto conosciuto a Udine che nei giorni scorsi per sedare una rissa è stato brutalmente colpito da un pugno riportante un grave trauma cranico, è in fin di vita. Sembra che l'uomo avesse chiesto ai giovani coinvolti nella rissa e visibilmente in stato di ebbrezza di abbassare la voce. Un motivo innocuo da cui sembra essere scoppiata una discussione, conclusasi tragicamente. Ad esprimere la sua vicinanza alla famiglia di Shinpei Tominaga, il governatore della regione Friuli, Massimiliano Fedriga. La Guardia di Finanza di Treviso ha concluso un'indagine che ha portato alla denuncia di 25 persone per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. L'investigazione, uno sviluppo dell'operazione 101 Elode del 2021, ha interessato i titoli di servizio che i candidati al concorso indetto dal MIUR, valido ai fini dell'assunzione a tempo determinato di personale scolastico ATA, hanno dichiarato di aver conseguito presso due istituti scolastici paritari campani. Nella giornata di domenica, Piano City a Pordenone ha fatto risuonare la città con oltre 30 concerti gratuiti. Il gran finale, invece, ha visto l'atteso concerto di Hurricane dal titolo Change, che riprende il brano inserito nell'album The Passion of Octavio Scatto. È così che si è animata Piazza 20 Settembre a Pordenone con un musicista ai vertici del jazz contemporaneo da oltre 30 anni. Ben ritrovati gentili telespettatori a Telepordenone, iniziamo con il nostro telegiornale. Il corpo di Christian Casian Molnar, il giovane 25enne scomparso il 31 maggio travolto dalla piena del fiume Natisone a Premariacco, è stato ritrovato ieri poco distante dal ritrovamento dei corpi delle due giovani nei giorni scorsi, Patrizia Cormos e Bianca Doros. Sentiamo. Un corpo è stato rinvenuto in una pozza d'acqua nel fiume Natisone, sollevando immediatamente l'ipotesi che potesse appartenere a Christian Molnar, il giovane scomparso lo scorso 31 maggio a causa della piena del Natisone che ha tragicamente travolto i tre giovani, Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Casian Molnar. E la conferma non è tardata ad arrivare. Il corpo del giovane 25enne è stato recuperato intorno alle ore 16 di ieri, domenica 23 giugno, all'interno del territorio comunale di Premariacco, dopo 23 giorni di incessanti ricerche. Il corpo è stato trovato non lontano dal punto in cui sono stati ritrovati precedentemente i corpi delle due giovani ragazze. È stato ritrovato in una forra sul Natisone da sommozzatori effluviali dei vigili del fuoco. Dopo averlo estratto dall'acqua, il corpo del giovane è stato trasportato prima al campo sportivo per un primo esame esterno da parte del medico legale Carlo Moreschi e successivamente con l'elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Venezia è stato trasferito all'ospedale di Udine dove Radu Molnar, il fratello di Christian, ha proceduto al riconoscimento della salma. Ma tutto sembra appartenere a Christian, le sue chiavi della macchina, i suoi vestiti e i suoi oggetti personali. Prendiamo atto della triste notizia del ritrovamento dopo tanti giorni del corpo del povero Christian. Questo è il momento del dolore. A renderlo noto, l'avvocato Gaetano Laghi, legale della famiglia Molnar, ufficializzando l'identità del corpo rinvenuto nel Natisone. La famiglia finalmente potrà avere un corpo su cui piangere e chiusa nel proprio dolore non intende fare nessuna dichiarazione, aggiunto, nessun commento se non ringraziare le autorità italiane che in questi giorni in maniera indefessa non hanno mai smesso di cercare Christian e che dopo tante fatiche sono riusciti in questa difficilissima impresa. Ieri a Premariacco è stato dichiarato anche il lutto cittadino. Lo ha proclamato il sindaco Michele De Sabata per onorare la memoria di Christian Molnar. L'intera comunità si è stretta attorno al fratello di Christian, Petro Radu, prima del rientro della salma in Romania, dove saranno celebrate le esequie del giovane. Quanto all'inchiesta, l'unico aggiornamento riguarda l'elenco delle vittime, visto che la procura aveva aperto un fascicolo per la morte di Patrizia e Bianca e per la sola scomparsa di Christian. L'indagine per omicidio colposo resta dunque contro ignoti.
Sentiamo ora invece le prime parole del sindaco di Premariacco Michele De Sabata dopo il ritrovo del corpo di Christian. Allora, finalmente, dopo 23 giorni ve l'avevo promesso, questo sarà l'ultimo filmato che faccio, è incredibile dirlo, ma dentro di me c'è parecchia emozione nel dire che sono felice, che oggi è una grandissima giornata, purtroppo abbiamo trovato Christian, dico purtroppo perché purtroppo è morto. Vi comunico che deve essere ancora riconosciuto il fratello, ma io ho potuto anche vedere alcune cose, quindi è lui. 23 giorni di angoscia sul Premariacco, l'abbiamo ritrovato. Un grazie di cuore ai pompieri e ai fluviali, che oggi hanno fatto un lavoro che non gli aspettava, hanno chiesto di poter intervenire ieri e oggi, volevano ancora controllare due posti, lo hanno fatto. Oggi hanno trovato Christian. È un momento importante, ritorniamo Christian alla sua famiglia e penso anche alla Romania che lo sta aspettando. Come vi avevo già anticipato, quell'abbraccio rimarrà per l'umanità. Davvero, che sia il mio ultimo messaggio, forse lo farò ancora uno per chiedere un'altra cosa a voi della Romania e a tutti quanti noi che abbiamo provato 23 giorni di emozioni incredibili, intense. Io chiudo solo dicendo un grazie, grazie di cuore ai pompieri, ai fluviali, a tutte le persone che hanno partecipato mettendo a repentaglio la vita. Adesso vedete delle immagini, delle foto dove l'abbiamo ritrovato, dove è stato ritrovato, e capirete da soli quanto era difficile trovarlo. Bravi, 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 bravi i pompieri italiani, bravi i fluviali, complimenti. Una profonda vicinanza alla famiglia di Christian Molnar, un sentito ringraziamento a tutti gli uomini e le donne che si sono impegnati senza risparmiare energie, tempo e forze nella ricerca del giovane disperso da settimane nel fiume Natisone e alla comunità di Premariacco per la solidarietà dimostrata. Sono le parole espresse dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla notizia del ritrovamento del corpo del 25enne. Ci stringiamo alla famiglia di Christian con affetto e partecipazione, ha affermato il massimo esponente della giunta regionale, sottolineando l'instancabile impegno dei soccorritori che hanno lavorato con sosta in queste difficili circostanze. La loro dedizione e il loro coraggio, ha concluso Fedriga, rappresentano un esempio di straordinaria umanità e solidarietà. La nostra comunità è profondamente grata per il loro operato. Jair Steven Colorado Sinisterra, il 29enne colombiano accusato di aver violentato una 18enne di origine ucraina a Pordenone nella notte tra l'8 e il 9 giugno, mentre la ragazza si stava dirigendo verso il parcheggio per fare rientro a casa dopo il turno di lavoro notturno presso un locale di Pordenone, non è più detenuto nel carcere di Pordenone. Per l'atto commesso, infatti, il malvivente è stato trasferito nel carcere di Gorizia in un'ala dedicata ai detenuti per reati sessuali. Il motivo del trasferimento risale al fatto che il clima con gli altri detenuti si era reso teso. Questi infatti avevano preso di mira la cella del nuovo arrivato e per evitare dunque l'aggressione fisica si è proceduto al trasferimento, richiesto dagli avvocati Alessandro Magaraci e Laura Diana. Il 29enne denunciato dalla madre ha riconosciuto i suoi vestiti ma non ha ricostruito le fasi della violenza ai danni della 18enne. Shinpei Tominaga, l'imprenditore ingegnere 56enne molto conosciuto a Udine che nei giorni scorsi per sedare una rissa è stato brutalmente colpito da un pugno riportando un trauma cranico, è in fin di vita. Vediamo. Shinpei Tominaga, l'imprenditore e ingegnere 56enne molto conosciuto a Udine in quanto residente in Friuli da molto tempo e che nei giorni scorsi per sedare una rissa è stato brutalmente colpito da un pugno riportando un grave trauma cranico. Sta lottando tra la vita e la morte. Pare che l'uomo avesse incontrato per la prima volta i giovani di età tra i 20 e i 25 anni coinvolti nella rissa in un locale del centro di Udine. A questi, visibilmente in stato di ebbrezza, Shinpei Tominaga avrebbe richiesto di abbassare la voce, un motivo innocuo da cui sembra essere scoppiata una discussione, conclusasi in via Pellicerie, dove appunto Tominaga è stato tragicamente colpito a causa di un pugno che lo ha fatto cadere a terra e riportare un grave trauma cranico. Caduto al suolo, l'imprenditore giapponese è andato in arresto cardiaco, che fortunatamente non ha avuto la meglio su di lui, in quanto l'ambulanza è prontamente intervenuta per rianimarlo. L'ospedale di Udine, in cui l'uomo è ricoverato in terapia intensiva, sta effettuando le valutazioni per capire se vi è ancora attività cerebrale.
Nel caso in cui si dovesse verificare il decesso del 56enne, il fascicolo aperto in procura per rissa aggravata, lesioni gravissime, potrebbe trasformarsi in omicidio preterintenzionale. Attualmente la prognosi è strettamente riservata. Il procuratore capo di Udine, Massimo Lia, inoltre ha annunciato che per i tre residenti arrestati nel Trevigiano, ma che si trovano a Udine per il fine settimana, è stata richiesta la custodia cautelare in carcere. Per gli altri due soggetti di origine ucraina provenienti da Pescara e lavoratori a Trieste, nonché partecipanti alla rissa, è stata chiesta una misura non detentiva e il divieto di dimorare nella regione. Oggi si è tenuta l'udienza di convalida dell'arresto. Inoltre, sempre nella giornata odierna, in prefettura a Udine, è stato convocato un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica richiesta dal sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni. Nel caso in cui Shinpei Tominaga dovesse sopravvivere, c'è la possibilità che le conseguenze dal punto di vista neurologico siano serie. E a parlare di Shinpei Tominaga è anche il governatore regionale del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Quanto accaduto a Udine è molto grave e in questo momento il mio pensiero va a Shinpei Tominaga, che sta lottando per la propria vita in un letto d'ospedale dopo essere stato brutalmente aggredito. L'intera comunità regionale si stringe simbolicamente intorno a lui e alla sua famiglia. Dal lontano Giappone, Tominaga ha scelto di vivere in Friuli Venezia Giulia, integrandosi nella nostra comunità e divenendone un membro produttivo e stimato, che ha dimostrato tutto il proprio coraggio per difendere una persona in difficoltà. Quanto avvenuto ci lascia senza parole. La Regione, per quanto di propria competenza, continua a stanziare risorse per implementare il controllo del territorio. Tutte le istituzioni devono agire congiuntamente per adottare ogni misura necessaria ad evitare che fatti del genere possano ripetersi. L'ultimo periodo ha visto susseguirsi una serie di atti violenti intollerabili sotto ogni punto di vista. Non possiamo accettare che le nostre città, da sempre esempio di vivibilità, siano ostaggio di violenti e aggressori, ha proseguito Fedriga. Ora spetta alle autorità competenti accertare le responsabilità di quanto avvenuto e l'auspicio è che chi si è macchiato di gesti così vili e vergognosi venga perseguito. Credo sia un atto dovuto nei confronti di Shinpei Tominaga, di tutti i cittadini che hanno subito atti di violenza e dell'intera comunità. Max Macoratti, un ragazzo di 27 anni residente a San Giorgio di Nogaro, è morto nella serata di sabato a causa di un incidente stradale avvenuto nel centro della Bassa e lungo la strada provinciale 80. A rimanere gravemente ferito anche il figlioletto di 4 anni che era in macchina con lui. Lo scontro è avvenuto con un'altra auto guidata da un 26enne residente anche questi a San Giorgio di Nogaro. Il figlioletto è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Udine, dove ha subito un intervento chirurgico alla testa. Oltre a papà e figlio, anche altre tre persone sono rimaste ferite. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Palmanova e la Tisana, anche se dai primi accertamenti l'auto investitrice avrebbe sbandato verso destra e dopo aver urtato un cordolo avrebbe colpito la vettura che proveniva dal senso contrario. In due distinti episodi avvenuti nei pomeriggi del 19 e del 20 giugno, la Polizia di Stato di Udine ha arrestato due uomini, un italiano di 28 anni e un albanese di 34, per aver violato il divieto di avvicinamento imposto a protezione delle loro ex compagne. Entrambi erano già stati destinatari di una misura preventiva di ammonimento emessa dal questore di Udine per tutelare le vittime da ulteriori angherie. Nonostante ciò, i due hanno persistito nel loro comportamento persecutorio, portando all'applicazione di misure più severe, come il divieto di avvicinamento e in un caso l'uso del braccialetto elettronico. Il rinnovato interesse e la rabbia per ingiustizie percepite hanno spinto i due uomini a ignorare le restrizioni imposte, portandoli a violare le leggi in vigore. Grazie alla pronta segnalazione delle vittime, gli agenti delle squadre volanti della squadra mobile della questura di Udine sono intervenuti tempestivamente, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. Al cittadino albanese è stata inoltre contestata la resistenza pubblico ufficiale e il danneggiamento aggravato, avendo danneggiato il dispositivo elettronico. Dopo l'arresto sono stati portati presso la casa circondariale locale e in sede di convalida il GIP ha imposto al cittadino italiano il divieto di dimora nel centro di Udine e l'obbligo di permanenza notturna nella propria abitazione. L'albanese, vista la gravità del suo comportamento durante l'arresto, è stato trattenuto in custodia cautelare in carcere.
E nella serata di sabato 22 giugno, poco dopo le ore 20, Borgo Stazione a Udine è stato nuovamente luogo di aggressione. Randy Salvador Torres Castro, un 39enne di origini venezuelane, è stato ferito con un'arma da taglio. Questo è stato colpito al torace ad una spalla all'altezza della scapola, ferite che avrebbero reso le sue condizioni molto serie. A colpirlo sarebbe un suo connazionale e la motivazione risalirebbe ad una regolazione dei conti per una questione risalente a 2 mesi fa. L'uomo è stato ricoverato in codice rosso ad intervenire sul posto la polizia. L'aggressore però è riuscito a scappare e sono in corso le indagini per la sua individuazione. Intorno alle 12 di sabato 22 giugno, invece, un uomo imprenditore del 1962, mentre stava camminando in centro a Lignano Sabbiadoro lungo viale Tarvisio, ha incontrato una donna che sosteneva di conoscerlo. Fermandolo con una scusa già utilizzata in altre circostanze simili, anche già denunciate, la donna ha abbracciato il passante chiedendogli se si ricordasse di lei. Con questa tecnica, la donna ha sfilato con destrezza dal polso dell'uomo un orologio di marca Patek Philippe modello Aquanaut, un modello dal valore di circa 60.000 euro. L'uomo si è poi recato dai carabinieri della stazione di Lignano per la denuncia dell'oggetto, peraltro non assicurato. Fermano un uomo alla guida di un'auto per un controllo di routine e scoprono nel bagagliaio una bicicletta Specialized modello S-Works Enduro rubata del valore di diverse migliaia di euro. Il fatto è accaduto alle 13 di ieri, domenica 23 giugno, a Malborghetto Valbruna. Alla guida della Volkswagen Polo c'era un uomo di 76 anni. Questi però non è stato in grado di fornire una motivazione del perché la bici si trovasse nella sua auto e così è stata avviata una ricerca dalla quale è risultata una denuncia di furto proprio di una bicicletta di quel modello, messo in atto tra il 2 e il 3 giugno ai danni di un cittadino svizzero. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro e l'uomo residente a Malborghetto Valbruna è stato denunciato. Alle ore 14:20 circa di ieri 23 giugno, una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Sacile, supportata dall'autobot della sede centrale di Pordenone, è intervenuta sulla strada pedemontana occidentale ad Ardago di Budoia per un incendio di un'autovettura. Mentre stava circolando sulla pedemontana, l'autista del mezzo ha notato del fumo uscire dal vano motore e ha quindi fermato la vettura a bordo strada. È uscito immediatamente dall'abitacolo e si è portato in zona sicura chiamando i soccorsi. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno trovato il veicolo quasi totalmente avvolto dalle fiamme e hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio, evitandone la propagazione alle sterpaglie che si trovavano nelle immediate vicinanze nel mezzo andato a fuoco. Per la durata dell'intervento e nelle successive fasi di messa in sicurezza, l'arteria stradale è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Sul posto, per quanto di competenza, i carabinieri. E sempre nella giornata di ieri, intorno alle ore 15:30, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Gorizia è intervenuta a Cormons, dove a causa di un cortocircuito su una linea elettrica da 30.000 volt che sfiammava nei pressi di un traliccio in via Molinnovo, si è innescato un principio di incendio delle sterpaglie che si trovavano sulla base del traliccio. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno estinto il principio di incendio, evitando la propagazione alla vegetazione circostante. Un'operazione di soccorso si è conclusa con successo a Tramonti di Sotto, dove 2 escursionisti provenienti da Villesse sono stati sorpresi da un violento temporale. L'uomo, nato nel 1967, e la donna del 69 hanno dovuto richiedere l'intervento urgente del 112. Grazie alla pronta risposta della SORES, la stazione di Maniago del soccorso alpino e i vigili del fuoco sono stati allertati immediatamente. Coinvolti nell'operazione, 10 soccorritori di Maniago, già impegnati in un'esercitazione a Farra, si sono rapidamente diretti verso la località Tamar. Quest'area, nota per l'omonima forcella e il vicino bivacco Barnerin, è stata il rifugio temporaneo degli escursionisti durante il temporale. Nonostante le difficoltà comunicative dovute alla scarsa copertura di rete che rendeva frammentarie le informazioni sulla loro posizione, i soccorritori hanno intuitivamente puntato verso il bivacco, trovando il luogo in cui erano stazionati i 2 escursionisti. Particolarmente colpita, la donna era visibilmente scioccata dagli eventi e riluttante a proseguire. Dopo averli rifocillati e rassicurati, i soccorritori hanno accompagnato entrambi a valle, concludendo con successo l'operazione di soccorso. Questo evento sottolinea l'importanza della preparazione e della prudenza durante le escursioni montane, specialmente in condizioni meteorologiche avverse. Una amara sorpresa invece ha colto i frequentatori dell'arena sportiva di Gruaro, una struttura situata dietro alla palestra locale, perché ignoti negli ultimi giorni hanno commesso atti vandalici rompendo il pannello di polistirolo che delimita l'ingresso e danneggiando l'entrata del campetto in erba sintetica dove si può giocare gratuitamente a calcetto e a basket. Sentiamo. Amara sorpresa per i frequentatori dell'arena sportiva di Gruaro, struttura situata dietro alla palestra locale. Ignoti negli ultimi giorni hanno rotto il pannello di polistirolo che delimitava l'ingresso, danneggiando l'entrata al campetto.
tutto in erba sintetica dove si può giocare gratuitamente a calcetto e a basket. Un'incursione vandalica che non è passata inosservata. Sono molte infatti le persone che si sono lamentate sui social per l'atto incivile. Recentemente inoltre sono comparse delle scritte ingiuriose sui giochi dedicati ai bambini nel parco pubblico di via Matilde Serau. Sono due episodi, ha detto il sindaco Giacomo Gasparotto, che ci lasciano profondamente l'amaro in bocca. I giochi al parco pubblico erano nuovi e l'arena è una struttura pubblica pensata per fare in modo che i giovani possano passare i loro pomeriggi all'aperto, usufruendo di un'area molto frequentata. È un danneggiamento che penalizza tutti, anche se siamo prontamente intervenuti per sistemare il tutto, cancellando soprattutto le scritte. L'arena, gestita dalla Guaro Sport ADS APS, è una realtà che viene concessa liberamente ai cittadini. Peraltro, era stata inaugurata appena un anno fa. Inoltre sono stati i ragazzi che ogni giorno trascorrono qui i loro pomeriggi, magari lontani dal computer o dal telefonino. Il primo cittadino, preso atto dell'accaduto, non nasconde il suo dispiacere. Vigileremo con la polizia locale, spiega ancora Gasparotto, e se necessario implementeremo la videosorveglianza, anche se non credo che la natura del problema sia quello di mettere ovunque occhi elettronici. C'è il bisogno di un profondo senso di educazione e civiltà da parte di tutti, a cominciare dai più giovani e dai loro genitori. Il parco deve essere vissuto nella piena libertà di tutti, il comportamento di pochi non può danneggiare la collettività. E le fiamme gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno concluso un'indagine che ha portato a denunciare alla Procura della Repubblica 25 persone per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. L'investigazione costituisce uno sviluppo dell'operazione 101 Elode del 2021. Le fiamme gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno concluso un'indagine che ha portato a denunciare alla Procura della Repubblica 25 persone per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. L'investigazione, che costituisce uno sviluppo dell'operazione 101 Elode del 2021, nel cui ambito si era già accertato che 101 persone avevano attestato falsamente di aver conseguito diplomi di qualifica professionale con votazione di 100 centesimi, ha interessato i titoli di servizio che i candidati al concorso indetto dal MIUR, valido ai fini dell'assunzione a tempo determinato di personale scolastico ATA, nonché amministrativo, tecnico ausiliario, hanno dichiarato di aver conseguito presso due istituti scolastici paritari campani. In precedenti indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, era infatti emerso che tali istituti, gestiti da faccendieri orbitanti nel mondo delle scuole private, non erano altro che meri diplomifici e non quindi plessi scolastici attivi nelle erogazione di regolari attività didattiche. I riscontri eseguiti dai finanzieri trevigiani, incrociando le risultanze delle investigazioni eseguite a Nocera Inferiore con i dati dei concorrenti, hanno quindi fatto emergere le posizioni di 25 candidati, che hanno falsamente attestato di aver prestato servizio per diversi mesi o anni presso tali diplomifici, beneficiando di punteggi utili a scavalcare illecitamente nella graduatoria generale coloro che avevano dichiarato titoli realmente conseguiti. Tale espediente ha permesso loro nel biennio 2018-2020 di assicurarsi l'assunzione quali collaboratori scolastici presso diverse scuole trevigiane. Nei confronti di collaboratori, assistenti amministrativi e tecnici privi di titoli sono già stati adottati, a cura dei dirigenti degli uffici scolastici, provvedimenti di risoluzione del contratto di lavoro. Ora i denunciati dovranno difendersi da contestazioni in sede penale per condotte di falsità, punite con la reclusione fino a 2 anni. 6 patenti ritirate dai carabinieri nel weekend tra Trieste e Udine per abuso di alcol. Sentiamo il servizio. Sono 4 le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza nel corso dei controlli della circolazione stradale svolti dai carabinieri della compagnia di Duino Aurisina per prevenire gli incidenti, a volte anche mortali, molto spesso causati dall'abuso di alcol prima di mettersi al volante. Con l'impegno dei militari delle stazioni di Opicina e Barcola, coadiuvati dal radiomobile nello scorso fine settimana, sono stati effettuati numerosi controlli agli utenti della strada per accertare l'eventuale abuso di alcolici. 5 le patenti ritirate ad altrettanti automobilisti trovati alla guida con tasso alcolemico superiore a quello consentito. Per 4 persone è scattata la denuncia penale all'autorità giudiziaria, in quanto il tasso alcolemico è risultato oltre la soglia di 0,8 grammi per litro, mentre per un'automobilista si è trattato di una sanzione amministrativa, in quanto il risultato è stato tra i 0,5 e i 0,8.
Si tratta di persone residenti a Trieste e provincia dell'età di 25, 26, 28, 35 e 57 anni. Per tutti e cinque si è proceduto al ritiro della patente di guida, mentre le auto su cui viaggiavano sono state affidate a terze persone idonee alla guida. Il NORM del Cividale di Udine invece ha ritirato la patente e sequestrato il mezzo di un uomo di 60 anni che ieri sera, domenica 23 giugno, è stato fermato ad un posto di blocco dai carabinieri. Le sue condizioni sono apparse subito alterate dal consumo snodato di alcolici. Così è stato sottoposto all'alcol test, il cui risultato ha dato esito di oltre 4 volte il limite, 2,12 grammi per litro di sangue. I militari non hanno potuto far altro che procedere secondo quanto stabilito dalla norma di legge. E a causa di alcuni lavori autostradali, per chi arriva dall'Austria e dovrebbe uscire alla stazione di Tarvisio Nord sull'A23, ci saranno dei disagi. Sono previsti infatti cantieri notturni per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia nelle tre notti di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 giugno, dalle ore 21 alle 6. Inoltre sarà chiuso lo svincolo in uscita per chi proviene dal confine di Stato. Per i veicoli leggeri invece si consiglia di proseguire sull'A23 verso Udine e di uscire alla stazione di Pontebba al chilometro 94 più 400, per poi mettersi sulla strada statale SS13 Pontebbana in direzione Tarvisio e raggiungere le località di interesse. Per i veicoli pesanti è prevista la sosta obbligatoria presso l'area di parcheggio A2 Zollamt Arnoldstein in territorio austriaco fino alla riapertura della stazione. Ora, gentili telespettatori, una breve pausa pubblicitaria e ci rivediamo fra poco. Ben ritrovati, gentili telespettatori a Telepordenone, andiamo avanti con le nostre notizie. Porto Gruaro, a spuntarla tra i due candidati al ballottaggio è stato Luigi Toffolo. Sentiamo le prime parole da sindaco. È grande la squadra è veramente è stata la squadra, perché io ci ho messo un po' di impegno, ma la squadra è veramente invincibile. Guardate tutto attorno qua, veramente è stato un gioco di grande Luigi! Ha ricevuto la telefonata di Antonio Bertoncello, che si è complimentato, quindi insomma questo mi rende tranquillo. Il nostro progetto politico è stato sempre lineare, chiaro, di stabilità, con una filiera orizzontale e verticale. E questo ci ha dato la sicurezza di fare un buon risultato. Io ho sempre detto, qualsiasi risultato sia, ragazzi, abbiamo fatto un bel percorso, tranquillo, lineare, senza l'apparentamento. La legge lo chiede a volte, e qualcuno me l'aveva anche proposto, però ho detto no, cerchiamo, se non ce la facciamo questa volta non ce la facciamo più, proporre un disegno di tre partiti importanti sullo schema nazionale. Diciamo la gente voleva un po' questo tipo di approccio. Le liste civiche, ne abbiamo anche una noi, qui c'è Leonardo, una grande lista civica dei cittadini, dei ragazzi, spero di vederli fra poco. E quindi veramente è stato un lavoro di grande squadra su una base politica seria e di continuità. Io ho sentito anche oggi due o tre persone, ma sai come si sente la punta abbiamo bisogno di stabilità, di sicurezza di governo, perché con la stabilità si possono fare i progetti. Con l'incertezza no. Io ho sentito qui, spero di vedere Florio con me vicino, gli ultimi due anni io non so se non avrei resistito, perché andare in consiglio comunale senza sapere cosa i tuoi consiglieri vogliono fare è veramente una cosa assurda, una cosa che non succederà mai con il nostro gruppo. No, ci possono essere divergenze sicuramente, quello che vuoi, ma no che si vada in consiglio senza sapere cosa i consiglieri votano, perché bisogna fare un lavoro di preparazione delle delibere, di tutto diciamo quello che è il programma di governo. Ed è pronto il piano prevenzione incendi estivi in Friuli Venezia Giulia. L'assessore alla protezione civile Riccardo Riccardi ha partecipato questa mattina al vertice sul tema tenutosi in prefettura a Trieste. Vediamo. Assessore Riccardi, hai fatto il punto oggi in prefettura Trieste sulla situazione della prevenzione incendi. Qual è la situazione oggi? Ma direi che le procedure sono in ordine, abbiamo fatto il punto grazie a questa convocazione del prefetto. Mi pare che la macchina operativa è pronta, adeguata qualora dovessero verificarsi condizioni di questo genere, anche se scontiamo un 30% in più di precipitazione, quindi è chiaro che non tutti quanti auspichiamo di non doverci aspettare quello che è accaduto nel 2022. I lavori peraltro, anche sia di trattamento che di realizzazione di alcuni muri attorno
a quella che è la linea ferroviaria, che era uno dei punti più critici rispetto alla precedente esperienza, sono in corso di realizzazione, quindi mi pare di poter dire che la macchina è a punto e intanto contribuiremo a quella che è la situazione critica che riguarda il sud Italia, in particolare per la Sardegna, dove la nostra colonna mobile di protezione civile partirà per la missione dal 1° luglio. Come sempre la protezione civile del Friuli Venezia Giulia è attiva anche sulla prevenzione, quindi sta lavorando sulla sistemazione delle strade d'accesso alle aree ferroviarie. Sì, c'è un grande tema legato alle piste forestali e col corpo forestale stiamo ragionando anche con i colleghi anche dell'agricoltura, stiamo ragionando su questo perché c'è un tema di vegetazione ma c'è un tema anche di accesso più facile, quindi è naturalmente un lavoro pluriennale ancora in corso di approfondimento, quindi vedremo gli esiti di questo sforzo che stiamo facendo in termini di progettualità. Grazie. Concessioni demaniali, le linee guida per i nuovi bandi illustrate a comuni e rappresentanti dei concessionari balneari questa mattina in regione. Assessore Callari, oggi l'incontro con i rappresentanti dei comuni e le associazioni balneari. Lei è stato chiaro, l'obiettivo politico è creare valore, migliorare e ampliare l'offerta in modo che risponda a tutti i target. Assolutamente, questa è una cosa su cui abbiamo tenuto una linea abbastanza chiara, no? Noi vogliamo migliorare l'offerta turistica di questa regione sul turistico ricreativo perché crediamo che sia un asset fondamentale per lo sviluppo del turismo a cui noi teniamo molto. E abbiamo detto, guardate, a noi va bene il pezzettino di spiaggia libera perché riteniamo incredibile che dei cittadini residenti debbano magari spostarsi per andarsi a trovare il pezzettino di spiaggia libera e vogliamo che lì dove vivono possano avere questa possibilità, ma vogliamo tutto un ventaglio di offerte che vada anche al resort di grande qualità, lì dove magari ci sia il cittadino extra nazionale che venga e sia disposto a pagare i servizi come li paga in Costa Smeralda. Questa è l'idea che abbiamo. Per cui, senza fare norme, perché noi non abbiamo fatto norme perché non possiamo muoverci dal punto di vista normativo, però abbiamo tutti insieme con i comuni preso una strada ben precisa, che è quella di dare servizi migliori e quindi abbiamo invitato gli enti, la regione lo farà per prima, a creare dei bandi che privilegino molto la qualità dei servizi. A noi interessa relativamente poco l'offerta economica, che vale soltanto 20 punti su 100, perché se oggi incassiamo 5 milioni e 6 circa, lira più, lira meno, euro più, euro meno, da questa cosa qui, anche raddoppiandoli, questo non è che migliora più di tanto la vita dei nostri cittadini, mentre invece la aumenterà, migliorerà la vita dei nostri cittadini e l'offerta se la qualità verrà il più possibile implementata. Per cui questi bandi nuovi sono una spinta verso gli investimenti, verso la possibilità che le imprese effettivamente non gestiscano la spiaggia come hanno fatto in passato, dando magari poca qualità, offrendo semplicemente un lettino, un ombrellone e magari facendo pagare anche delle cifre che sono esorbitanti per la qualità dei servizi che danno, ma cercando di migliorare la qualità, la fruibilità anche. E la qualità l'abbiamo messa anche sulla possibilità che ci siano coinvolgimento dell'offerta turistica, magari alberghiera delle zone coinvolte, l'accessibilità nei confronti, per esempio, dei disabili, la possibilità di usufruire di prodotti locali, tutta una serie di cose che migliorano la qualità. Ecco, basta per esempio, come spesso succede, di mangiarsi il fritto misto fatto da prodotti surgelati, magari sarebbe bene che magari un bel fritto misto venga fatto con prodotto locale, magari fresco. Faccio un esempio, tanto per dire come la qualità va assolutamente privilegiata perché i turisti vogliono questo, vogliono la qualità. E noi su questa cosa qui vogliamo puntare. Quindi il bando non è una roba fine a se stessa, creare i bandi, ma è un qualcosa che deve sviluppare gli investimenti. E si è conclusa ieri la manifestazione di Piano City a Pordenone che ha fatto risuonare la città con oltre 30 concerti gratuiti. Una vera e propria magia in note che ha avvolto la città e che ha coinvolto tutti, anche semplicemente chi passeggiava o chi prendeva un caffè per le vie del centro. Sentiamo. Nella giornata di domenica, Piano City a Pordenone ha fatto risuonare la città con oltre 30 concerti gratuiti. Dalle 10.30 fino a sera, giovanissimi talenti nella loggia del municipio, nelle corti di Palazzo Gregoris, a Palazzo Loredan Porcia, a Palazzo Policriti e al convento di San Francesco si sono cimentati con repertori classici e romantici. Una vera e propria magia in note che ha avvolto la città e che ha coinvolto tutti, anche semplicemente chi passeggiava o beveva un caffè per le
vie del centro. Al convento di San Francesco, inoltre, si è esibito il pianista friulano Sebastian Dibin con le Queen Piano Transcriptions, unendo classico, jazz e pop tutti in un'unica composizione. E sempre al convento di San Francesco, l'evento Playful 900, ritratto di Ferruccio Busoni, ha suonato ai tasti del pianoforte un repertorio di musica classica coinvolgendo 7 giovani pianisti, che hanno voluto così omaggiare il pianista e compositore considerato una delle maggiori personalità della musica contemporanea. Artista visionario che ha saputo innovare e sfidare le convenzioni dell'espressione musicale, un vero simbolo del cambiamento artistico che continua a ispirare generazioni. Il gran finale, invece, ha visto l'atteso concerto di Uri Caine dal titolo Change, che riprende il brano inserito nell'album The Passion of Octavius Catto, opera dedicata a Octavius Catto, attivista per i diritti civili degli afroamericani e assassinato a Filadelfia nel 1871. È così che si è animata Piazza 20 Settembre a Pordenone, con un musicista ai vertici del jazz contemporaneo da oltre 30 anni, capace di rileggere le sonorità del passato con il presente, mescolando i generi e creando uno stile unico, eclettico e sempre dirompente. Uri Caine ha iniziato a studiare pianoforte classico a 12 anni, per poi scoprire i grandi nomi del jazz come John Coltrane e Miles Davis e creare nel tempo uno stile davvero libero, difficilmente incasellabile, che abbatti con fini tra i generi, mescolando jazz, R&B, classica, funk, gospel. E la nazionale di calcio italiana a ottobre sbarca in Friuli. Lunedì 14 ottobre allo stadio Friuli Blue Energy Stadium la nazionale affronterà Israele in una partita valida per la Nations League. Mentre il giorno successivo la nazionale Under 21 scenderà in campo allo stadio Rocco di Trieste contro l'Irlanda per l'accesso alle fasi finali degli europei, che si terranno nel 2025 in Slovacchia. Soddisfatto, il presidente della regione Massimiliano Fedriga si esprime così. Il Friuli Venezia Giulia è orgoglioso di riabbracciare la nazionale e la nazionale Under 21 e sono certo che quest'autunno i tifosi della nostra regione si ritroveranno a Udine e Trieste per accogliere le nostre squadre di bandiera e far sentir loro tutto l'affetto, la passione e l'amore per il calcio che da sempre ci caratterizzano. Per Fedriga si tratta di due appuntamenti rilevanti per i quali la regione ha dato e continuerà a dare il massimo supporto, che rappresentano una grande opportunità per il Friuli Venezia Giulia, sia dal punto di vista sportivo sia della promozione turistica, la quale passa anche attraverso i grandi eventi. Questo tipo di iniziative, oltre ad aumentare la visibilità e la conoscibilità del Friuli Venezia Giulia, ha sempre positive ricadute sul tessuto economico. E ieri al campo sportivo del Tamai Calcio l'omonima squadra dei bambini si è divertita con mister, allenatori e genitori in svariate partite di calcio all'insegna del divertimento e del buon cibo per un momento di puro divertimento. A parlarci della manifestazione di ieri è Hasan Baliozic, consigliere dirigente del Tamai Calcio. Vediamo. Oggi siamo qui con Hasan, dirigente della Tamai Calcio, che ci spiega che evento c'è oggi a Tamai. Prego. Allora, buongiorno a tutti, oggi siamo qui a Tamai, è l'evento di fine anno dei piccoli calci, dei piccoli amici primi calci, e abbiamo il pranzo con le famiglie. E la cosa bella è che appunto qui noi a Tamai siamo proprio una vera famiglia, infatti siamo oltre 100 tra genitori e giocatori, con una partitina che è tra di noi e poi tutti a mangiare sotto il gazebo. E qual è il segreto della polisportiva Tamai dopo 50 anni? 50 anni su un bel traguardo, abbiamo festeggiato l'anno scorso 50 anni, il segreto è, potrei dire sicuramente non come dicono tutti quanti, abbiamo sempre fatto così, nel senso che la società si è sempre innovata, si è sempre, non solo delle tecnologie ma anche delle persone all'interno, consiglieri, dirigenti, noi abbiamo una persona, non saprei neanche come descriverla, nel senso che semplicemente è Elia Verardo, che è il nostro presidente, che tutti vogliono, ma solo noi ce l'abbiamo. Un ottimo lavoro sicuramente lo sta facendo Mainardi Stefano, vicepresidente, con Silvio Bortolin e tutti i consiglieri. Noi a Tamai, personalmente io penso che la società è una sfera composta da tante persone e quindi una sfera, comunemente visto che siamo a Tamai, parliamo di calcio, una palla che se siamo tutti uniti ha una forma che corre sul campo e quindi corriamo via veloci. Nel momento in cui magari ci sono delle idee contrastanti oppure qualcuno rimane proprio indietro, la palla si deforma e diventa tipo una palla da rugby e chiaramente potete capire che non possiamo andare più avanti velocemente come faremo normalmente. E qui la pensiamo tutti uguali, siamo sempre sulla stessa direzione e poi chiaramente abbiamo questa innovazione e siamo molto aperti anche all'ingresso di giovani persone, non solo dei staff tecnici delle varie squadre ma proprio anche all'interno della società, quindi abbiamo una mentalità aperta e penso che il segreto principale sia questo.
Ci parli anche dei pulcini che sono andati a Coverciano la settimana scorsa, gli unici a rappresentare il nostro territorio. Prego. Sì, i pulcini hanno rappresentato tutto il Friuli Venezia Giulia perché hanno vinto un torneo importante e sono andati a Coverciano, la casa della nazionale italiana. Ma noi a casa della nazionale italiana ci siamo già stati 20 anni fa perché abbiamo vinto la Coppa Disciplina con la prima squadra, nonché per 2 anni consecutivi, l'anno scorso e 2 anni fa, abbiamo vinto sempre la Coppa Disciplina. Perché noi a Tamai, oltre ai risultati, diamo un'importanza fondamentale alla Coppa Disciplina, che è appunto il comportamento dei giocatori all'interno dei campi di gioco. Ma per rispondervi a questa domanda qua, visto che siamo una grande famiglia, oggi abbiamo il mister. Abbiamo il mister che ha accompagnato i pulcini e che poi proprio suo figlio gioca qui con noi coi primi calci. A parlarci invece del successo dei piccoli amici del Tamai Calcio che sono andati alle nazionali il fine settimana del 15-16 giugno è Yassin Abu El Kair, nonché l'allenatore della squadra. Sentiamolo. Siamo qui ora con Yassin, l'allenatore della Tamai Calcio, che ci spiega dell'evento di Coverciano della settimana scorsa. Prego. Sì, buongiorno a tutti e grazie a Telepordenone che ci dà l'occasione per mettere in mostra quello che è l'impegno della società Tamai, una delle società importanti del Friuli. Difatti siamo andati a rappresentare il Friuli con i Pulcini 2013 a Coverciano e in occasione proprio, guarda caso, dell'anniversario della prima squadra che è andata meritatamente con rispetto e fair play. E anche qua direi che è una coincidenza, visto che è un torneo Pulcini fair play, e qua vanno i complimenti alla società e in particolar modo ai ragazzi che si sono distinti per comportamento, impegno e tanti sacrifici che sono durati tutto l'anno, perché il torneo fair play grassroots dura tutta la metà stagione nella fase primaverile. Si sono distinti e siamo andati a rappresentare dunque il Friuli. È stata una bella esperienza unica, dove i ragazzi hanno avuto modo di calcare i campi d'allenamento della nazionale e delle varie nazionali giovanili. E dico che e auguro a tutti che possa ricapitare, perché è una cosa indimenticabile e fantastica. Grazie anche ai genitori che al seguito, numerosi, e nonni e parenti dei ragazzi sono stati sempre presenti. E quale rappresentante della società, Ilia Verardo, che ha seguito la squadra dalla partenza a Pordenone fino a Coverciano, e ringrazio in special modo tutti i collaboratori, dirigenti, accompagnatori, volontari della società e tutti i mister dello staff. E cosa dire, bellissimo, questo è il bello del calcio giovanile e viva il Tamai e spero che possa ricapitare. Ora, gentili telespettatori, il nostro telegiornale termina qui. Grazie per averci seguito anche questa sera. Ci rivediamo domani puntuali alle 19. Vi lascio con il meteo. Arpa Friuli Venezia Giulia. Vediamo insieme le previsioni. Una depressione centrata sul Mar Tirreno interessa l'Italia e fa fluire correnti di boro al suolo, mentre in quota prevale un afflusso da sud-est più umido. Tra mercoledì e giovedì la depressione si sposterà in Slovenia colmandosi. Andiamo nel dettaglio. Martedì 25, cielo in genere variabile con rovesci e temporali sparsi che potranno forse portare piogge localmente anche abbondanti. Più probabili nel pomeriggio sera. Di notte e al mattino soffierà bora moderata, in giornata brezza. Le temperature, le minime sulla pianura tra 17 e 20, sulla costa tra 20 e 22 gradi. Le massime sulla pianura tra 27 e 29, sulla costa tra 25 e 27 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri 18, a 2000 metri 11 gradi. Mercoledì 26, cielo in genere variabile con rovesci e temporali sparsi, più probabili nel pomeriggio sera, 20 a regime di brezza. Le temperature, le minime sulla pianura tra 15 e 18, sulla costa tra 18 e 21 gradi. Le massime sulla pianura tra 25 e 27, sulla costa tra 22 e 25 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri 17, a 2000 metri 11 gradi. Grazie, a domani!